Il 26 e 27 gennaio si terrà a Salerno, presso il Grand Hotel, un'iniziativa di Arci nazionale dal titolo Ricreativa e Popolari. Costruiamo mutualismo, cura e prossimità per lo sviluppo dell'economia locale. Barbara Candela, neopresidente dell'Arci Salerno, in prima linea nell'organizzazione dell'evento, ci ha incontrati e ci ha parlato delle attività dell'associazione cittadina, in particolare dello sportello Tam Tam rivolto agli immigrati. A Salerno, l'Arci di Salerno opera da praticamente quasi 35 anni e ci occupiamo prevalentemente di attività di tipo sociale sul territorio salernitano e abbiamo cercato sempre di sviluppare le politiche attive rispetto a quelle che erano le questioni che necessitavano di maggiore attenzione. Quindi nel corso degli anni ci siamo attivati con delle progettazioni in collaborazione con il Comune di Salerno, quindi progetti finanziati dal Comune di Salerno, in particolare qui alla sede di Via Porta Catena, ci occupiamo principalmente due sportelli stabili, uno dedicato ai giovani che si chiama Passwork e uno dedicato ai migranti che si chiama Tam Tam, che è diventata una realtà molto importante negli ultimi 20 anni. L'anno scorso ho festeggiato 20 anni Tam Tam e devo dire che è uno sportello che ha una grande importanza sul territorio salernitano e provinciale. Noi abbiamo utenti che arrivano anche da Vallo della Lucania, da Sala Consilina, da Sapri. Perché purtroppo, essendo uno sportello con delle attività molto tecniche, quindi che prevedono bisogna avere delle competenze specifiche per poter gestire le questioni che riguardano i migranti, è ovvio che purtroppo altre realtà come Tam Tam non esistono. Diciamo nella provincia di Salerno esistono degli sportelli informativi che magari sono aperti una volta a settimana, danno delle sporadiche informazioni, però purtroppo sulla materia immigrazione, anche perché il nostro governo la modifica in continuazione, non è facile trovare delle informazioni precise che il migrante possa seguire per poter inserirsi nel tessuto sociale con serenità. Diciamo, viene riconosciuto il fatto che ci sia una competenza importante su Salerno, anche perché da anni noi collaboriamo in maniera stabile sia con la Questura di Salerno che con la Prefettura di Salerno. Attualmente, ad esempio, con la Prefettura stiamo facendo insieme un progetto, quindi una collaborazione diretta che ci permette anche proprio di lavorare insieme alla Prefettura all'interno degli uffici prefettizi. Quindi chiaramente per il migrante tutte queste attività significano avere un braccio più teso nei confronti di queste istituzioni che, essendo istituzioni, molto spesso purtroppo non sono accessibili all'utente normale. Attualmente noi lavoriamo principalmente per i migranti provenienti dagli sbarchi, quindi per le richieste di protezione internazionale, e per invece spesso adesso i badanti sono diminuiti tantissimo qui da noi. Però, per esempio, è cambiata la compagine perché tutti gli immigrati che sono da noi da tanti anni adesso, per esempio, vanno verso la cittadinanza, i ricongiungimenti familiari. Quindi, chiaramente, l'evoluzione del fenomeno prevede che sono immigranti che si sono stabilizzati e cercano di rimanere nel nostro paese come cittadini italiani. Quindi, noi seguiamo queste persone con tutte le pratiche che riguardano la cittadinanza, il ricongiungimento familiare, le protezioni internazionali e avendo, diciamo, questa collaborazione con l'istituzione abbiamo la facilità rispetto ad altri patronati o umanità varie, avvocati, che pure è un altro argomento di cui si dovrebbe parlare, di aiutarli a capire quali sono le questioni, anche perché spesso le pratiche si fermano da qualche parte e quindi, diciamo, in questo senso noi siamo utili al migrante perché lo aiutiamo a capire dove sono le problematiche e a risolvere. È rivolto invece a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni presenti sul territorio del comune di Salerno lo sportello Passwork, servizio gratuito di ascolto, informazione e orientamento al lavoro, oltre che alla formazione. Allora, Passwork invece è uno sportello che nasce per creare delle opportunità di lavoro e di formazione per i giovani.
Quindi è uno sportello rivolto ai ragazzi fondamentalmente, dove sostanzialmente ci sono degli orari di apertura settimanali nei quali i ragazzi possono venirsi ad iscrivere allo sportello e attraverso gli operatori, che sono chiaramente competenti in materia di formazione e formazione, lavoro, orientamento, possono realizzare ad esempio il curriculum vitae o fare una ricerca rispetto alla parte formativa o anche al lavoro. E tra l'altro Passwork produce settimanalmente una newsletter che invia a tutti, diciamo, gli iscritti allo sportello, dove ci sono tutte le opportunità formative di lavoro che possono interessare la fascia d'età. In più, anche lo sportello Password, che è finanziato dal comune di Salerno all'interno del piano di zona, quindi voglio dire, comunque è un comune molto attento a tutta una serie di questioni che sono fondamentali per il tessuto sociale. E si occupa anche di formazione, quindi annualmente produce dei momenti formativi o estemporanei di 1 o 2 giornate oppure proprio dei corsi di formazione. Nel 2023 è stato fatto quello per il web design, quindi immaginato proprio per i ragazzi di oggi, no? Quindi una formazione al passo con i tempi. In passato è stato fatto il corso per anni, il corso di inglese, il corso di informatica, oppure delle giornate di formazione per l'approccio al colloquio di lavoro, piuttosto che un'infarinatura su quelli che sono i vari ambiti lavorativi, la scelta anche per esempio Universitaria. dell'università, quindi tutta una serie di attività che sono tutte quante rivolte ai giovani per dare l'opportunità a loro di avere comunque un piccolo gancio, qualcuno a cui chiedere un'informazione, un riferimento, un consiglio, perché poi spesso abbiamo bisogno di consigli, ecco. E quindi chiaramente anche Password, diciamo, viene aggiornato di anno in anno, cioè in base anche a quelle che sono un po' le richieste dell'utenza, perché l'utenza cambia, si evolve e quindi noi cerchiamo poi di aggiornare i nostri servizi e renderli utili man mano che andiamo avanti. Diversi poi i progetti attivati nel centro storico attraverso il centro polifunzionale per minori, caratterizzati dall'idea di proporre percorsi innovativi e coinvolgenti in cui i ragazzi riuscissero a mettere in gioco la loro creatività. Poi come ARCI noi ci occupiamo di antitratta da tantissimi anni, abbiamo un siamo partner dell'unico progetto regionale sull'antitratta, quindi dedicato alle vittime di violenza tratta lavorativa e sessuale. E ci occupiamo da tanti anni di quest'ambito, che è chiaramente una tipologia di utenza molto complessa e Delicata. delicata. E noi ci occupiamo dei territori di Salerno, Caserta e Avellino, quindi anche una territorialità ampia. Rispetto invece alla progettazione, abbiamo anche realizzato dall'anno scorso qui un centro polifunzionale per minori, sempre rispondendo a un bando del comune di Salerno. A parte, diciamo, le attività di default che sono sempre utili sui territori, tipo il dopo scuola piuttosto che l'italiano per i bambini Estranei. migranti, no? Quindi chiaramente attività a sostegno, no? Anche delle istituzioni scolastiche in orario pomeridiano. Poi abbiamo provato a fare invece delle piccole attività un po' innovative per cercare di capire se si riusciva ad uscire da un ambito, diciamo, un po' più normale, normalizzato, andare un po' su qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo realizzato questo bellissimo laboratorio di cinema, dove è stato immaginato di realizzare un West Side Story all'interno delle fornelle. Tanto è che il laboratorio si chiamava Fornelle Side Story. Quindi i ragazzini sono diventati attori e hanno girato un lungometraggio proprio con il tecnico che riprendeva, con i testi, con il regista, quindi tra l'altro realizzato con l'ausilio di, cioè con l'ausilio, l'ha realizzato praticamente lui, Ciro Girardi, attore conosciutissimo nel Salernitano.
che è stato l'insegnante, il maestro di questi ragazzi, e li ha coinvolti nella realizzazione di questa storia con il supporto di Francesco Arcidiacono, ex presidente di Arcisalerno e persona, come dire, preparatissima sotto il profilo cinematografico. E quindi hanno realizzato questo lungometraggio che adesso è in montaggio, si sta Ah, finendo il perfetto. montaggio e verrà praticamente prodotto, fatto vedere, fatto girare all'interno di circuiti, quindi un'operazione molto bella che è cominciata in primavera e finita pochi giorni fa. Così come abbiamo lavorato con una fumettista napoletana e abbiamo creato un piccolo laboratorio per fumetti che hanno creato i ragazzi queste tavole fumettistiche molto carine, cioè abbiamo provato a fare un po' e abbiamo anche realizzato sempre in questo progetto un laboratorio di canzoni con Francesco Di Bella, che è il frontman dei 24 Grana, Ah, ok. cantautore napoletano che vive qui a Salerno, nostro grande amico con il quale abbiamo fatto tante belle cose, che ha realizzato questo laboratorio sempre per ragazzi con le canzoni, per utilizzare le canzoni per crescere. Riuscire a potenziare i servizi per cui si è tanto lavorato fino ad oggi, oltre che intraprendere attività culturali non estemporanee, ma strutturali in un territorio particolarmente bisognoso di cultura, sono gli obiettivi che l'associazione cercherà di perseguire nel prossimo Dunque, futuro. progetti futuri è una parola bellissima, noi abbiamo tantissime idee e tantissima voglia di fare, diciamo, con grandi difficoltà, nel senso che cerchiamo prima di tutto di tenere in piedi quelle che sono le attività per le quali abbiamo tanto lavorato Certo. e proviamo a portare avanti anche perché appunto, io faccio sempre il caso di Tantam perché è il più eclatante. Se domani mattina dovessi chiudere Tantam sarebbe un danno per la comunità, non perché lo facciamo noi, ma perché di fatto è uno sportello fondamentale. In un'ultima riunione fatta poco meno di un mese fa in prefettura, all'incontro con tutti i territori, nel mio intervento dissi proprio questo: secondo me Tantam lo dovrebbero avere tutte le città e i paesi della provincia di Salerno, ce ne dovrebbe essere uno in ciascun territorio, perché è chiaro che ormai l'immigrazione in Italia è un fatto, i migranti sono tantissimi, Certo. bisogna garantire, come dire, un accompagnamento, un'assistenza e un orientamento ai servizi, alle procedure burocratiche, anche perché in Italia di procedure burocratiche ne abbiamo a bizzeffe, bisogna lavorare in questo senso perché se vogliamo l'integrazione sociale si passa da lì. Altrimenti avremo sempre migranti ignoranti, non informati, che fanno dei gran casini perché non Non hanno sanno gli come strumenti muoversi. per orientarsi. Quindi sicuramente tenere in piedi quello che abbiamo, cercando di renderlo sempre migliore, tra l'altro, ecco, dimenticavo, perché poi è difficile mettere insieme tutti i pezzi. Tantam, organizza per 2 volte l'anno. Una volta il primo semestre, nei 2 semestri dell'anno, corsi di italiano per stranieri, quindi facciamo ogni anno 2 corsi di alfabetizzazione per tutti i migranti, quindi diciamo senza limiti di età, senza limiti rispetto anche ai permessi di soggiorno, perché purtroppo quindi è aperto proprio a tutto, anche ai migranti regolari. Questo perché? Perché purtroppo tante misure ministeriali che fanno i corsi di italiano per gli stranieri accettano solo certe tipologie e purtroppo nessuno più garantisce l'alfabetizzazione a tutti gli stranieri, che è fondamentale anche per fargli capire, anche poi per portarli, ecco, su una via di legalità, bisogna chiaramente partire da qualche parte. Quindi noi garantiamo 2 corsi l'anno a tutti i migranti. E questa è un'attività che fa parte dello sportello. Progettazioni future ci sono abbiamo delle idee, vorremmo, come dire, oltre a tutti i progetti sui servizi, quindi quelli di servizio che già attuiamo e che continueremo a fare, che ci sono nuove progettazioni che ci aspettano, però l'idea ad esempio è quella di ricominciare a progettare anche sul lato cultura.
Quindi stiamo immaginando qualcosa, vedremo se ci riusciremo, sull'impianto cultura, perché Arci poi nasce come associazione creativa culturale italiana, Creativa e culturale. esattamente, e quindi è importante che poi chiaramente per necessità, virtù, essendo un paese noi che ha bisogno di tanti servizi e il sud ancora di più, chiaramente noi abbiamo cercato di colmare delle falle del sistema e quindi i bandi, le progettazioni sociali sono fondamentali a colmare quelle falle. Però è chiaro pure che per noi invece è importante riprendere il filone culturale e quindi provare a fare delle attività culturali e importanti, che non siano solo estemporanee, ma che possano diventare strutturate per il territorio, perché il territorio ha molto bisogno di cultura.